Bene. Secondo Gav, Otto ne sa qualcosa. Cole dice che era un esercito. Gli Akashi. Come possiamo fare il nostro dovere quando le colline pullulano di Akashic? Clive, se tu sei qui, dove diavolo sono tutti gli altri? Non dirmi che... Stanno bene. È una lunga storia. Non conoscete proprio le mezze misure, eh? Almeno sono ancora tutti in piedi. Ora... Riguardo a questi scritti, mi spiace dirlo, Clive, ma se li avessi, ora saresti... Sotto a delle macerie, lo so. Però, alla fine siamo riusciti a recuperare qualche frammento dalle rovine. Li abbiamo utilizzati per mettere in piedi questo posto. Gli oggetti più personali li abbiamo dati agli eredi. E nel caso di Sid, si tratta di Mid. Andrò al laboratorio. Amber e Lazarus non ci sono più. Credi che la nave di Mid salperà mai? Cosa abbiamo qui? No, le pipe di Sid. Non credo che a Mid serviranno. Sembra venire dal diario di Sid. E sembra proprio che Mid l'abbia già letto. Continuo a cercare. Mi ricordo di questa nel solario di Sid. Forse era di Mid. Ma dentro c'è qualcosa. La sua migliore invenzione. Oh, interessante. Sid ha nascosto qualcosa nell'opera prima di Mid. Ma cosa? Forse Otto saprà. Nulla. Forse. Hai idea di cosa sia l'opera prima di Mid? Opera? Mid è stonata come una Banshee. O intendi l'Orchestrion? Non aveva nemmeno 11 o 12 anni quando assemblò quell'aggeggio. Fummo scioccati. Suo padre poi... Ah, quant'era fiero di quella piccola peste. Ma cosa c'entra ora quell'arnese? Forse Sid ci ha nascosto dentro qualcosa. Non mi stupisce. Quei due le cacce al tesoro. Nascondevano metà delle cose presenti al rifugio. Come possiamo fare il nostro dovere quando le colline... Cole dice che era un esercito. Gli Akashi. Nemmeno io. Cosa non avete rotto? Niente, chi ha rotto cosa? Non l'abbiamo rotto noi, l'Orchestrion. Cos'è che non funziona? È
rotto! Tranne quando non lo è. Vedi? E voi non c'entrate niente, giusto? No, niente! Noi volevamo solo ascoltare tutte le canzoni. Allora abbiamo premuto tutti i tasti. Sì, così. Visto? Ah, e come? Forza, spostatevi. C'è qualcosa qui negli ingranaggi. Ma l'hai rotto? Vuoi aggiustarlo? No, cioè, sì. Ecco. Vediamo un po'. L'hai aggiustato! Sid l'ha aggiustato! L'ha più che aggiustato! Sì! Altra musica! Ah. Mai sentita prima questa? È partita quando ho tolto questo. Chissà cos'è. Non ne ho idea. Posso dirti che è importante, però. Sid, mostrandomelo, mi disse così. Lo chiamò la sostanza di cui son fatti i sogni. Speriamo sia la sostanza di cui son fatte le navi. Sì, esatto. Vediamo se possiamo avverare qualche sogno. Proprio i due che cercavo. Ah, sì? Perso un paziente? A dire il vero, sì. Il principe se n'è andato. Se n'è andato? O meglio, si è alzato e si è allontanato sulle sue gambe. Sì, andato. Ha avuto la decenza di lasciare un messaggio a Obolus prima di requisire una delle sue scialuppe. Dobbiamo inseguirlo? No. Non siamo le sue guardie. È libero di fare quello che vuole. Gli conveniva farlo dal letto. Non è ancora guarito del tutto. Come te, d'altra parte. Otto mi ha detto del Canver. Che problema hanno i principi con l'idea di prendersi del riposo? Te lo dico quando torno. Però ci vorrà un po'. Ma cerca almeno di riguardarti. Se non funziona, cerca di sopravvivere. Perdo qui, più l'ammiraglia si allontana. Devo ripartire.
ragione, Clive! Mio padre aveva capito! Sarebbe fiero di te. I suoi scritti sono stati utili, ma il merito è tuo. Riprenderemo? Line Harrier è una delle navi più grandi e veloci mai costruite. E in più naviga con il vento in poppa. Una nave qualsiasi non riuscirebbe mai a starle dietro, figurati prenderla. Ma questa nave è diversa. Questa è l'Enterprise! E il motore di mio padre è qualcosa di mai visto prima. Sì, puoi dirlo forte. Clive, che cosa sai di Barnabas Talmra? Quello che cantano i bardi. Che sbarcò a Cineria dalle terre meridionali. Che fu la sua maestria con la spada a valergli il trono. E che la spada, quella di Odino, può recidere persino i fili della creazione. Ma tu non essere preoccupato per lo scontro. Faremo di tutto per sopravvivere. Faremo di tutto. La luce! Credevo che qui fossimo ben nascosti! Mid! Intrusi! Eh? Noi cercheremo di trattenerli! Ma sbrigati! Merda! Equipaggio! Ai vostri posti! Siete tutti con me! Arrivano! Possibile per me! Indietro, Lord Rostin! Mi occuperò io di questi stronzi! Dietro di te? La mia pentiterra ha instillato terrore nel cuore di tutti gli uomini dei terroristi! No! Ripensando alla tua offerta, Galvan! Come andiamo, Mid? Non avevi detto che la nave era veloce? No, no! Volevo andarci a salvare insieme tempo! Non puoi spingerla nuotando! Vecchio caprone scassa patite! Vecchio? Non mi sentivo così vivo da 20 anni! Datemi una mossa, figliuoli! Siamo nella merda e io ci tengo alle penne! Aiutami, capitano! Italia!
Beh, è stato semplice. D'accordo, gentaglia! Salite a bordo! È pronta a partire! Sentito il capitano? Clive! Pensavo che fosse. Accidenti. Allora è come temevo. Sleipnir non è umano. È stato creato da Odino. Per le chiappe ardenti della Fenice, non avete nemici normali? Per un altro giro? Certo che sì! Vero, Lord Rosfield? Ragazzo mio, tempo fa mi chiamavano il Carnefice. O era la mia ascia? Non importa, la cosa importante è che volino teste! Mid, cambio di programma! Tu parti, noi ti seguiamo! Seguirmi? Come, a nuoto? Ah, al diavolo! Levate l'ancora! Motori al minimo! Attenzione, amici. Gli aghi non sono esseri fatti di carne e sangue. Non sarà così facile farli cadere. Ma cadranno comunque. Come querce dinanzi all'ascia del tagliamento. E per fortuna ne ho portata una! Dovremo continuare ancora! Finché sarà necessario! Oppure hai un'idea migliore? Ho già ucciso almeno 5 di quei bastardi! Qualcuno! Uccidiamoli tutti!
Cosa vuoi? Hai combinato un bel disastro. E senza alcuna ragione. Sei il mio dono per Mythos. Non oserei mai rovinarti. Ogni secondo perso qui ci allontana di un'altra lega dal galeone! Mid non ha un motore di scorta, ho ragione? Da quando sei tornato dall'aldilà, la buona sorte mi ha lasciato. Sei assolutamente certo di questa tua missione, Clive? I tuoi avversari sono tanto numerosi quanto terribili. Già, ci vogliono far vivere e morire a modo loro. Il che risponde alla tua domanda. Hai lo stesso sguardo cocciuto che aveva tuo padre quando si metteva in testa qualcosa. Sul campo di battaglia io non sono altro che un'ascia. Letale, certo, ma pur sempre comunque un'ascia. A te ne serviranno almeno un migliaio. E credo che il mio vecchio amico di Randellà potrà darci una mano. Riguardati, Clive. Ho ancora molte storie da raccontarti sulle gesta di tuo padre. E non saprei come raccontartele se dovessi morire. Di nuovo. Buona fortuna, zio. E che tu abbia i venti a favore. In quanto a te, Joshua, sta attento. Farò del mio meglio, zio. A presto, nipoti miei. Quando ci rivedremo, avrò un esercito al mio fianco. Saluti! Avanti, ragazzo, su! Beh, direi che non possiamo sfigurare, sbaglio? Se lo rinfaccerebbe per sempre. Grigor, abbia pietà. Tutto questo... Che cosa ho fatto? Milord!